Allora, OGM è una sigla che significa organismi geneticamente modificati. In teoria non c'è nulla di male a modificare geneticamente un organismo. Quando noi selezioniamo varietà, per esempio, di piante o di animali, selezioniamo delle caratteristiche che per noi sono favorevoli e che sono determinate dai geni. E quindi stiamo selezionando geneticamente un organismo, una cosa che l'uomo fa da sempre. Effettivamente però adesso con l'ingegneria genetica siamo arrivati a poter fare una selezione che va direttamente sui geni, cioè noi prima selezionavamo i caratteri, una pianta più alta oppure le pecore con le gambe più corte perché non possono saltare gli steccati, ok? Noi facciamo riprodurre tra loro gli organismi che hanno quelle caratteristiche e dopo un po' otteniamo discendenti che continuano ad avere quelle caratteristiche. Noi abbiamo selezionato le caratteristiche, ma abbiamo selezionato anche i geni. Con l'avvento della biologia molecolare, della genetica, siamo arrivati a trovare quali sono i geni che codificano per queste cose e quindi siamo arrivati ad avere la possibilità di selezionare direttamente i geni. Questo porta ad una manipolazione molto più stringente degli organismi. Però in teoria non ci potrebbe anche non esserci nulla di male. Noi troviamo una cosa che ci piace e facciamo in modo che gli organismi che alleviamo facciano quella cosa e lo facciamo modificandoli geneticamente. In effetti però ci sono alcune controindicazioni a questo perché non è detto che un gene che fa una cosa faccia solo quella cosa. Può farne delle altre, ci possono essere delle cascate di effetti sulla cosa che viene espressa che non riguarda solo quello che piace a noi, ma magari anche altre cose. Cioè, per esempio, modificando un organismo potremmo modificare la sua composizione in proteine. Potremmo anche avere delle cose che potrebbero far insorgere delle allergie in chi consuma queste cose. Non è vero che ogni gene codifica per una sola cosa. E quindi quando noi scegliamo quel gene potremmo innescare dei processi che per noi sono incontrollabili. Il principio di precauzione ci dice che finché non sappiamo veramente bene quello che stiamo facendo, dovremmo astenerci dal farlo. In effetti ci sono delle leggi che impongono, per esempio, che gli organismi geneticamente modificati siano allevati o coltivati lontano da popolazioni naturali perché si teme l'inquinamento genetico, il che vuol dire che se questi organismi si riproducono con organismi selvatici possono passare questi geni. Se ci sono queste precauzioni vuol dire che si sa che potrebbero succedere delle cose strane, questi organismi potrebbero fuggire dagli allevamenti e inquinare geneticamente le popolazioni naturali. E quindi le cose non sono ancora così chiare. Il principio di precauzione dice che sarebbe meglio farlo nel vecchio modo, la selezione, e cioè selezionando quello che viene espresso e non direttamente il gene. Ovviamente ci sono delle industrie che invece spingono perché avvengano queste cose. A volte poi la modifica è addirittura, io potrei quasi chiamarla, criminale. Per esempio, noi abbiamo delle piante che non ci piacciono, non vogliamo che crescano insieme con le piante che coltiviamo. Allora sviluppiamo degli pesticidi che uccidono queste piante in modo che le piante che noi coltiviamo possano crescere in modo più rigoglioso. Dopo un po' queste piante che noi non vogliamo sviluppano in modo autonomo, senza nessuna ingegneria genetica, una resistenza all'erbicida. Cosa che invece le piante che coltiviamo non hanno sviluppato. Per poter distruggere queste piante dobbiamo aumentare la dose dell'erbicida, ma se la aumentiamo distruggiamo le piante che vogliamo coltivare. Allora modifichiamo geneticamente le piante che vogliamo coltivare in modo che siano resistenti a dosi superiori dell'erbicida. Inizia quello che in evoluzione si chiama una corsa agli armamenti, perché le piante, chiamiamole nocive, svilupperanno una resistenza ulteriore e allora noi aumenteremo la resistenza e metteremo sempre più erbicidi nell'ambiente, che poi andranno a inquinare le falde acquifere, che poi ci ritroveremo nel nostro sistema alimentare perché poi mangeremo quelle piante. E il caso strano è che i semi delle piante resistenti
agli erbicidi sono venduti dalle stesse aziende che producono gli erbicidi e che vogliono vendere l'erbicida in quantità sempre maggiori, e quindi abbiamo innescato una corsa contro la natura. E secondo voi chi vince in una corsa tra noi e la natura? Vinciamo noi o vince la natura? Vince la natura. Cosa criminale. Però ovviamente sì, cioè se uno dice c'è una popolazione che mangia solo riso, e se uno mangia solo riso gli mancano delle vitamine, e io faccio un riso geneticamente modificato che produce quelle vitamine, rendo più sana l'alimentazione di queste popolazioni. Il problema è che quelli che vendono questa roba non sono dei benefattori, non lo fanno per salvare la gente dalla fame o dalle malattie, sono aziende che fanno queste cose per guadagnare dei soldi, punto. Molto spesso i semi di queste piante, per esempio, sono sterili. Sterili danno organismi che poi sono sterili, e cioè i loro semi non potranno essere utilizzati per averne degli altri. Cioè il contadino, se vuole avere un raccolto, deve sempre comprare i semi dal produttore, non può prenderli dalle piante che ha coltivato e riseminarli. E quindi diventa schiavo di quel produttore, che potrebbe per esempio aumentare il prezzo una volta che uno ha dismesso le colture tradizionali e ha abbracciato questo tipo di coltivazione. Il che non è una cosa molto ragionevole. Cioè ci dicono che queste cose sono fatte per salvare la gente dalla fame, però la gente che muore di fame non ha i soldi per pagare queste cose, perché muore di fame, e quindi questa roba si fa per venderla e per guadagnare, e quindi qua un po' di sospetto ci deve essere. È come quello che è successo con le medicine per l'AIDS. Quando Nelson Mandela ha detto benissimo, ma io ho tantissima gente che muore di AIDS e sono dei morti di fame, non hanno i soldi per comprare queste medicine, fatemele produrre a basso prezzo in modo che io le possa dare. Le industrie farmaceutiche gli hanno detto no, gli hanno detto no, o hai i soldi per comprarle o muori. E noi diamo i soldi per la ricerca sull'AIDS pensando di salvare le persone dall'AIDS. Ma non è vero, salviamo le persone ricche dall'AIDS. I poveri che non possono pagare muoiono. Non va bene, no? Una pianta molto conveniente, una pianta, un animale molto conveniente per l'allevamento, per la coltivazione, potrei anche alla fine togliere tutto quello che non è così conveniente e indirizzare tutte le mie attività di allevamento, di coltivazione lì. E che con la saggezza popolare significa mettere tutte le uova in un cestino solo. Se poi mi cade il cestino, ho rotto tutte le uova. Noi sinceramente non è che sappiamo nel medio e lungo termine che inconvenienti potrebbero avere queste cose. E quindi una soluzione a un problema potrebbe poi portare ad altri problemi in un momento successivo. La natura risponde a questo con la biodiversità. E quindi il fatto che ci siano tante specie che giocano bene o male lo stesso ruolo significa che se una fallisce ce n'è un'altra che è pronta a prendere il suo posto. E falliscono quasi sempre le specie, perché le specie che ci sono oggi non sono uguali a quelle che c'erano 100 milioni di anni fa. Il che vuol dire che c'è stata un'evoluzione e le specie che non erano adattate a determinate cose, che prima magari lo erano, ma poi cambiano le condizioni, non lo sono più e sono sostituite da altre. Se noi blocchiamo questo fenomeno e mettiamo solo quelle che secondo noi risolvono i nostri problemi, senza curarci di questo aspetto, praticamente è come se giocassimo alla roulette e investissimo tutto il nostro capitale in un solo numero. Se vinciamo, vinciamo tantissimo, ma se non esce abbiamo perso tutto. Quindi è bene mantenere la diversità delle produzioni, e l'Italia è uno dei paesi che ha la maggiore diversità di produzioni agricole. Abdicare a questa diversità per prendere una cosa apparentemente molto conveniente, secondo me non è molto saggio. E in più
se noi alleviamo, coltiviamo un organismo standard, che poi venga allevato qui o venga allevato in Cina, è uguale. La nostra forza è quella di avere dei prodotti che si fanno solo qui. Sì, infatti per arrivare diciamo sul locale, le prossime due domande erano appunto che le coltivazioni del Salento per fortuna non sono interessate, come nella maggior parte del territorio italiano, della questione legata agli OGM, no? Non ce ne sono, sì. Credo, non ce ne siano. No, ma in tutta Italia, e devo dire tutti i governi, sia quelli di destra sia quelli di sinistra, si sono espressi in modo sfavorevole agli OGM. Quando Alemanno, il sindaco di Roma, era ministro dell'agricoltura, ha parlato contro gli OGM. Il suo successore De Castro ha parlato contro gli OGM e hanno legiferato contro questo. Quindi apparentemente tutti i politici italiani sono contrari a questo. Certamente le lobby che producono questi organismi premono molto perché possano essere commercializzati, possano essere introdotti nel nostro paese. Per il momento c'è una forte difesa di questo, quindi non è solo il Salento, è proprio tutto il sistema Italia che non vuole e ha tutto da guadagnarci, perché noi dobbiamo basarci sulla diversità e sulla qualità dei nostri prodotti e non sulla omogeneizzazione che deriva dall'uso di queste colture. Le azioni non sono tanto sulla produzione quanto sulla commercializzazione. In Salento c'è un problema di tipo omogeneità della produzione e sicurezza della produzione. Sicurezza nel senso che sono sicuro che produrrò quel determinato quantitativo. Io ho chiesto nei supermercati, negli ipermercati che ci sono, la Coop, perché non ci sono prodotti salentini nel supermercato, e questi mi hanno detto perché noi abbiamo bisogno di contratti che ci diano la certezza di un approvvigionamento stabile. A volte ce lo fanno, a volte non ce lo fanno, e quindi c'è un'oscillazione in quello che è l'offerta. Ovviamente l'oscillazione c'è, è quella stagionale, e quello non ci sono dubbi, però forse ancora manca una professionalità che è stata raggiunta per esempio con il vino. Con il vino il Salento ha fatto un passo da gigante e ormai è un gigante della produzione di vino, e la produzione di vino in Salento ormai ha delle caratteristiche che la rendono competitiva a livello internazionale. Per altri prodotti no, e quindi siamo ancora a un livello quasi artigianale. Se si vuole entrare nel circuito, quello che poi porta tante risorse, bisogna avere qualcosa di più. Diciamo che ci sono anche delle cose che poi mancano, che so, per esempio, questo però è il sistema, la cultura locale che ha, secondo me, ancora un pochino di problemi. Per esempio l'università non ha la facoltà di agraria. La facoltà di agraria dovrebbe servire anche per rendere più efficiente il sistema produttivo, producendo delle figure tecniche che poi entrino nei sistemi di produzione e li facciano diventare ottimali. E invece apparentemente non c'è bisogno di agronomi in Salento, che è una cosa strana, no? Cioè il sistema agricolo dovrebbe chiedere a gran voce la facoltà di agraria. Il sistema Salento ha chiesto a gran voce la facoltà di giurisprudenza. Cioè sembra che ci servano di più gli avvocati che gli agronomi. Non credo che vada bene. Non va bene. Poi spesso ci accorgiamo che i campi un periodo sono tutti pieni di girasoli, giusto? Sì, no, non, poi, non più. Non più, no, stato... no. Perché c'era una legge che incentivava gli girasoli e allora l'avvocato gli fa le pratiche per avere la sovvenzione per i girasoli. Non è che poi abbiamo prodotto qualcosa, finita la sovvenzione sono finiti i girasoli. Sì. Il che vuol dire che abbiamo fatto agricoltura con gli avvocati e non con gli agronomi. Questo è un problema. Cioè, se non si esce da questa mentalità, a me, io non so se ora sto dicendo una cosa corretta, è una cosa che ho sentito dire, però ci sono stati gli incentivi al biologico, tutti si sono messi a fare il biologico perché c'erano gli incentivi, quando sono finiti gli incentivi sono tornati alla produzione di prima.
non va bene. Cioè gli incentivi sono dati perché uno passi al biologico e poi ci resti, vendendo il biologico in modo da avere il suo guadagno. Ma se il guadagno sono solo gli incentivi, vuol dire che questo processo non si è innescato in modo giusto. Allora, bisogna fare per tutto il resto della produzione del Salento quello che si è fatto col vino. E quindi c'è la prova che si può. Cioè, e il vino del Salento è competitivo perché è unico. Cioè, ci sono dei vitigni autoctoni non ingegnerizzati, il Negramaro, il Sussumaniello, il Primitivo e così via, che sono solo qua. Uno non se lo compra il Primitivo cinese. No, preferisci. Oh, lo fanno anche in California, eh? Lo fanno anche in California. Però il posto vero dove si deve fare questa cosa è qua. Questo siamo riusciti a farlo, quindi questo è un grandissimo incoraggiamento. Si può, lo abbiamo già fatto. Adesso si tratta di passare a tutte le altre produzioni. Ora non so se casomai si potrà tagliare, si potrà, magari lo tagliate. In Salento, fino a quando non è stata poi inventata e prodotta l'elettricità in modo industriale, produceva biocarburante. Il biocarburante del Salento era l'olio. L'olio lampante serviva per essere bruciato e quindi era un carburante per fare la luce. E le navi inglesi venivano a Gallipoli per caricare l'olio lampante per fare l'illuminazione di Londra. Okay? Quindi i nostri olivetti non servivano per fare olio a scopi alimentari, servivano per fare olio a scopi di combustibile, per farlo diventare un combustibile. E quindi era un biocarburante. Okay? Questo tantissimo tempo fa. Quando poi l'industria dell'elettricità è entrata, è crollato questo mercato e non abbiamo più potuto venderlo. Se guardate ancora l'olio, gli oliveti salentini, molto spesso sotto l'olivo c'è un bel cerchio pulito e ci sono delle bottiglie appese, delle bottiglie di plastica appese agli olivi. Le bottiglie di plastica dicono: abbiamo messo il diserbante, non portate qui le pecore perché possono essere avvelenate dai diserbanti che abbiamo messo sotto. I diserbanti si mettono perché così le olive cadono a terra e possono essere scopate. Questo per fare l'olio lampante va benissimo, per fare l'olio alimentare no. Quindi noi non possiamo produrre l'olio a scopi alimentari come si produceva l'olio per farlo bruciare dentro le lampade. Le olive si devono raccogliere dall'albero, perché quando cadono a terra subiscono dei processi che non portano ad un olio di prima qualità. Questo modo di coltivare l'olivo e di raccogliere le olive e poi di fare l'olio, in moltissimi produttori invece è rimasto quello antico, dell'olio da lampada. Così come il vino era vino da taglio, di bassa qualità, che serviva per rinforzare i vini nobili ma deboli delle produzioni del nord. Lo vendevamo a niente. E poi gli altri vendevano il vino rinforzato col nostro a dei prezzi molto alti. Questo non lo stiamo facendo più. Sappiamo fare del vino migliore e quindi dobbiamo fare anche dell'olio migliore. E quindi i margini di miglioramento ci sono in tutte le cose. Abbiamo dato prova di essere in grado di farlo con il vino, lo dobbiamo fare con tutte le altre. Però per fare questo ci vuole sapienza.